Buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera, oggi è 29/12/2020, 29 dicembre, siamo verso la fine dell'anno, sono Gian Nicolacione e siamo in collegamento con Rita Giura. Rita Giura è l'autrice di un libro di cui parleremo questa sera. Questo libro si chiama Prego, digiti il PIN, è edito grazie alle officine editoriali da Cleto. Con Rita adesso ripercorreremo un pochino, anche partire dal prima, insomma, ciò che è un po' la spinta, però prima parliamo un pochino dell'autrice, quindi insomma della persona che che poi ha scritto questo libro, che è una raccolta anche di esperienze personali che riguardano, che sono state colte dal lavoro che lei svolge come dipendente delle poste, operatrice di sportello. Se non vado errato, è tecnicamente OSP, OSP, operatrice di sportello, è questo acronimo magari un po' freddo, però insomma, poi come vedremo, contempla una grande umanità questa professione, cioè questo lavoro, questa funzione. Rita, che è dipendente delle poste, come compare nel libro, dal 2008, comunque sia, ha un trascorso nell'associazionismo, e anche, diciamo, nella creatività artistica, teatrale, questo cioè, dà già l'idea di una persona, insomma, predisposta ai contatti, all'apertura e anche all'impegno verso il prossimo. Da questo partiamo perché una parte dei proventi di questo libro andranno a un'associazione che si chiama Open Space. Ecco, Rita, di cosa si tratta? Innanzitutto, buonasera a tutti, ciao Gianni. Allora, Open Space è una prima esperienza che nasce da alcuni ragazzi del servizio civile, quindi sono loro i fautori. Io subentro in un secondo momento, quindi sono la grande del gruppo, e dico sempre sono la vintage, però diciamo che il mio apporto non è quello di dare un'impronta così adulta, ma è quella appunto di partecipare alle varie iniziative che poi abbiamo fatto nel corso degli anni. Infatti, abbiamo presentato i progetti con la Regione Calabria che ce li ha approvati, abbiamo fatto trekking urbani, reading, il Festival della Letteratura, abbiamo avuto come direttore artistico Simone Viciani, che è l'interprete diciamo, internazionale, chiamiamolo così, di Bukowski. Quest'anno dovevamo proprio celebrare il centenario di Bukowski. Però chiaramente poi gli eventi ci hanno fatto un po' spostare il tutto e lo faremo poi, se tutto andrà bene, ad aprile. Quindi Lo l'iniziativa. ricordiamo, che faccio in questo periodo, volevo sempre ricordarlo, che non, tanto per far capire che non siamo su un altro pianeta, insomma, siamo in un periodo Covid, in lockdown, in questo periodo di feste, diciamo, natalizie, e quindi, insomma, con tutte le varie limitazioni. Vai, Rita, continua pure. Per cui, insomma, le varie iniziative che abbiamo fatto nell'associazione mi hanno poi indotto a dare così un piccolo contributo da questo punto di vista. Poi l'idea di scrivere questa cosa già era maturata da tempo perché avevo la buona abitudine di ironizzare un po' sulle varie situazioni che si verificavano, quindi di annotarle. Quindi alla fine, proprio in occasione di questa chiusura, mi sono dedicata allo scritto, ho sottoposto al nostro Marco Marchese delle officine editoriali da Cleto, il quale ha gradito e quindi mi ha spinto in questa avventura a cui io naturalmente non lo dico così per falsa modestia, ma non ci credevo assolutamente, però pare che la cosa sia piaciuta anche per come si guarda le varie situazioni che si creano nell'ambito dell'ufficio postale. Sì, intanto salutiamo Marco Marchese, che ovviamente ci segue nelle colonne di Liberi TV. E, insomma, tanto per tornare appunto al contesto che ci opprime, cioè questo Covid, che speriamo in qualche modo con l'inizio della campagna vaccinale retroceda, ho letto che, insomma, hai avuto anche, grazie appunto a questo Covid, una pausa per raccogliere, per riflettere e raccogliere tutte queste memorie e raccontarle in modo ordinato. Queste memorie che, tra le altre cose, contemplano tutta una serie di, diciamo, in modo un po' anche macchiettistico, ma sono fatti reali di persone, circostanze e contesti. È interessante partire un po', ho visto che sei partita dal
quasi, sembra quasi un tributo all'azienda, con una disquisizione sui colori, sul giallo e sul blu. Allora, il tributo all'azienda è dovuto per una serie di cose, anche perché, come vedi, io in posta sono entrata molto tardi, per cui per una serie di circostanze sono subentrata in questo lavoro per delle motivazioni personali un po' delicate, per cui io facevo altro, io mi interessavo i progetti della comunità europea, per cui sono entrata, sono stata sbattuta, chiamiamola così, nel senso buono della parola, in questo nuovo lavoro. E quindi il tributo all'azienda per me è, diciamo, è importante. E poi quello che cercavo appunto di creare è cercare di trovare un collegamento delle varie situazioni, avvalendomi proprio di quelli che sono i colori dell'azienda stessa, no? Quindi per cui il significato dei colori, questo blu, questo giallo che è predominante, mi ha fatto un po' riallacciare tutte le varie situazioni. E poi perché proprio per un mio spirito di osservazione, chiamiamolo così, mi piaceva osservare le situazioni che si verificavano e anche perché mi piaceva far prevalere quello che è l'aspetto umano, no? Anche perché lo sperandero di sportello, a parte qualche comico, non so se qualcuno di voi l'ha visto, quella signorina tutta compunta che dice sono subito da lei. In realtà la figura dell'operatore di sportello è sempre una figura un po' così molto glaciale, deve essere necessariamente professionale, come è giusto che sia, e quindi chi la vede dall'altra parte ha la sensazione proprio di avere a che fare con qualcuno che deve disbrigare il suo servizio e basta. In realtà il punto di osservazione è quello mio, quello di osservare gli altri, e in questa circostanza ho osservato anche i miei colleghi che si sono divertiti a riconoscersi. E per cui quello che mi interessava veramente, anche se può sembrare per alcuni aspetti quasi una piaceria o un modo di, così, di cercare di far leggere in qualche modo il mio libro, è quello di ravvedere l'aspetto umano che ogni giorno era davanti al mio sportello. Questo è fondamentale. Diciamo che Anche l'intervento che per parliamo di questo non è assolutamente una cosa di cui ci dobbiamo vergognare, perché insomma lo stiamo promuovendo, lo diciamo, è molto simpatico, e appunto questo aspetto umano che emerge effettivamente negli sportelli, spesso siamo utente, parlo, ci si va sempre in modo abbastanza spesso anche spazientito, spesso con poco tempo, però devo dire che nel tempo l'operatore di sportello, insomma, si è evoluta questa professione, questo ruolo, e diciamo che dal servizio addirittura si è introdotto anche il concetto di accoglienza delle persone, insomma, per quanto certo. possibile, con tutte le difficoltà, c'è un'attenzione anche in questo. Ed è C'è una interessante. particolarità, scusami se ti Dimmi, dimmi, dimmi. interrompo Gianni, c'è una particolarità che è tipica dei nostri dei posti, no? Io sono in Calabria e in Calabria spesso nei paesi ci sono delle figure importanti che sono fondamentalmente tre: il prete, il medico e il funzionario delle poste. Per cui si crea proprio un rapporto che diventa parte professionale, per cui il funzionario segue sempre quello che gli interessa del cliente, ma diventa anche un rapporto di carattere proprio sociale, umanitario, di scambio di opinioni, di vedute. Per cui, pur vivendo in una città come La Mezza, che è abbastanza grande, ancora per alcuni aspetti si mantiene quella caratteristica, cioè di voler instaurare con l'operatore di sportello, nonostante stia lì, chiaramente seguendo quello che sono le direttive aziendali di professionalità, di etica, eccetera, di voler instaurare questa specie di rapporto umano e anche nel breve tempo, che deve essere proprio assolutamente cronometrato, però si riesce quasi a conoscere le storie. E, mi sono accorta, poi concludo questa parte, mi sono accorta poi nel leggerlo che non volendo, ho toccato alcuni aspetti che sono di carattere proprio sociale, cioè l'immigrazione, i Rom o la persona che è disabile, sono tanti di quegli aspetti che comunque sono delle componenti di quel famoso sistema di cui poi parlavo alla fine. Sì, gli uffici postali, un po' come potrebbe essere gli ospedali, sono frequentati in modo trasversale da tutti, tutti, perché siamo tutti utenti delle poste,
senza nessun tipo di diciamo, filtro linguistico, etnico, culturale o di censo, così via. E in questo ovviamente questa cosa si legge nelle righe del tuo libro con tutte le varie diciamo, esperienze. E, ovviamente si potrebbe parlare di tantissime cose del tuo libro. Io mi sono soffermato con simpatia ho visto la tua ricostruzione un po' dell'aspetto linguistico, cioè praticamente alla fine. In questi uffici postali si parlano tante lingue, addirittura lingue diverse a seconda dei quartieri o contrade dei vari paesi, ma poi ci sta l'italiano mezzo calabresizzato, parlato dall'immigrato che viene da un posto o da un altro, quindi alla fine dovete conoscere un sacco di lingue. Assolutamente sì, non soltanto dobbiamo essere poliglotti in senso lato, perché chiaramente. Però ecco, ci rapportiamo assolutamente con delle realtà diverse e non solo, anche da un punto di vista, diciamo, di aiuto per le persone che hanno solo in difficoltà, anche il linguaggio dei segni a volte ci serve, perché ci relazioniamo, pur non conoscendo assolutamente il linguaggio dei segni, ci relazioniamo con delle persone, per esempio, sordomute, per cui comunque riusciamo, non so per quale meccanismo, a capirci in maniera esemplare. E questa cosa, infatti, questa è una delle cose che mi sono dimenticato di aggiungere, perché ho parecchi amici che hanno questa difficoltà, ma con la quale comunichiamo in maniera proprio assolutamente veloce, soltanto guardandoci negli occhi. Però il tutto, ecco, quello che mi piaceva fare è vedere anche l'aspetto ironico, perché comunque è inutile negarlo. In un ufficio postale, sì, è vero, dobbiamo essere tutti compunti e precisini, però c'è sempre quell'aspetto goliardico, no? Che si crea sempre anche negli ambienti di lavoro, tra colleghi, con le persone che ci sono. Ci sono quei momenti in cui veramente, come succede in alcuni episodi, che ti viene voglia di scappare e ridere perché non riesci a mantenerti. Quindi, vabbè, l'operatore è serio, però c'è anche l'aspetto assolutamente, ma molto vano. Poi il tutto, diciamo, è arricchito, non aggravato, ma arricchito da quello che tu prima accennavamo, il concetto che l'operatore sta in vetrina. Quindi praticamente, a prescindere dal fatto che adesso ci sono schermature, ci sono le mascherine, che per quel discorso di cui tu parlavi prima, magari rende anche più complicata il comprendersi, ma sono sicuro che aggirerete anche questo tipo di ostacolo. Ma comunque si sta in vetrina, cioè c'è una trasparenza effettiva e materiale. Non c'è una. L'operatore allo sportello non lavora in un ufficio con una privacy e può, diciamo, in qualche modo magari permettersi qualche, non so, sgrammaticatura, tra virgolette, o qualche scompostezza. No, perché sta sempre come su un palcoscenico. Un po' questa cosa, insomma, la senti e traspare da questi tuoi scritti. Sì, perché fondamentalmente noi siamo sempre sotto osservazione, quindi il cliente, anche se inconsciamente, esige che l'operatore di sportello sia, diciamo, o meglio, è come se il cliente vuole che l'operatore sia come desidera. Se poi si trova di fronte, o casomai, una persona che in quel momento ha un, non so, sta pensando, perché voglio dire, c'è questo aspetto un po' così. Ha un tono un pochino più rude rispetto a quello normale, allora subito scatta il meccanismo: ma questa mi sta sulle scatole, questa mi sta antipatica, oppure non voglio andare da quella, ma vado quell'altra. Tant'è vero, siamo talmente in vetrina che molto spesso il cliente punta il dito e dice: no, io voglio andare da quella, non voglio andare da quell'altro. E quindi anche questa diventa una cosa simpaticissima, no? E ti mette anche in difficoltà, lo dico a te, e quindi lo sanno tutti, ti mette in difficoltà con gli altri colleghi, perché dici, vorresti nasconderti, Dio, oddio, sta scendendo me, quindi i miei colleghi rimarranno malissimo da questo punto di vista. Però, insomma, è un modo anche per trascorrere questo momento lavorativo, perché io dico sempre, se il lavoro non è divertimento, almeno lavoriamo divertendoci, perché ci deve essere anche questo aspetto, questa predisposizione ad andare a lavorare in un certo modo, no? Certamente, Perché perché comunque sia una altrimenti, cosa che dà benessere ecco, e non è come gravoso. insomma ci sono degli studi su questo, il benessere del lavoratore e anche il benessere dell'azienda perché si lavora meglio, Assolutamente, quindi c'è assolutamente. una maggiore serenità. Poi insomma a quello che dicevi vorrei aggiungere anche una riflessione che spesso io facendo le file magari capita in questo periodo
negli uffici postali, nei momenti magari di massima affluenza. La tendenza, non so se è italiana o, insomma, o più o meno quella di, diciamo, nei momenti in cui si è a contatto con l'operatore di sportello per un tot di minuti, perché poi sono minuti, 5, 10, non so quanto, da quello si poi diciamo, il cliente trae delle conclusioni. Questa è così, Sì, sono un po' complessive, mentre invece è quel momento in cui arriva magari dopo un turno particolarmente faticoso, l'operatore sta lì, insomma, non è sempre al 100%, oppure magari è il cliente che vuole delle cose assurde, chiede delle cose magari spesso poco comprensibili, come accade. E si innescano poi anche diciamo, i fraintendimenti. c'è un elemento che destabilizza il cliente. Ed è l'accoglienza col sorriso. Allora, anche se tu in quel momento hai i tuoi. Allora, il cliente che è accolto col sorriso si mette in una posizione di rilassatezza, è come se in quel momento tu gli stai mettendo della musica ayurvedica oppure gli stai facendo una terapia immediata di rilassatezza. Quello è l'elemento che lo destabilizza. Anche il cliente che viene lì molto rudemente o perché ha freddo, perché ha fatto la fila, eccetera, se tu gli sorridi sembra che si rilassi di colpo, perché vede che dice, vabbè, si pone nelle condizioni di dire, con questa non mi ci posso litigare oggi, perché mi sta sorridendo, quindi va tutto bene. È proprio, Sì. diciamo, un espediente psicologico molto, molto efficace questo. Volevo dirlo prima di dimenticarlo che questo tuo libro è arricchito da delle vignette molto simpatiche che un pochino sintetizzano i capitoli, i vari capitoli, i vari argomenti, vignette di Laura Fedele. Quindi è da leggere e anche da vedere. C'è una doppia, diciamo, una doppia attività piacevole che si può fare acquistando questo libro. Tra le tante cose di cui tu hai parlato, ovviamente non poteva mancare diciamo, un accenno, oltre che ai clienti, ai colleghi, ma anche alla figura del capo, il capo dei capi e così via, senza rivelare più di tanto. Sono interessanti alcune riflessioni, diciamo, sul potere, sull'autorità, insomma, da Max Weber a Rita Giura è tutto un passaggio tramite mattoni, veramente è stupendo. Ed è interessante, questo lo possiamo dire, insomma, quello che tu racconti, l'episodio, insomma, al capo tu hai regalato la frase di Roosevelt che si doveva attaccare, è molto interessante, e tutte cose che sono realmente accadute. Sì, anche lì devo dire che per quanto mi sia stato facile ironizzare sui miei colleghi, perché appunto, ti ripeto, si sono divertiti a riconoscersi, l'aspetto del capo dei capi e poi c'è quello del subordinato, è un aspetto che poi tutto sommato è anche abbastanza generico, no? Infatti parlandone anche con Marco, diceva, queste figure un po' noi li troviamo dappertutto in quelle che sono le varie situazioni lavorative, no? Per cui c'è anche un'impostazione, un cercare un capo dei capi che sia allo stesso tempo anche leader, perché è un'altra figura che può combinarsi insieme, ma può essere distaccata. Per cui c'è lì un prenderli un po' in giro, nello stesso tempo è anche una forma è un auspicio che uno ha, no? Nel ritrovarsi sempre in una situazione in cui si può trovare un capo che diventi anche leader, un capo che ti lasci stare nei momenti in cui ti ha dato il compito da dover eseguire, lasciare stare nel senso con l'osservazione dovuta, ma con la libertà che tu comunque hai acquistato la sua fiducia e quindi lui te l'ha data, quindi lasciami stare, me l'hai data, quindi. Però ecco, in linea generale sono un po' delle situazioni che si trovano dovunque. Non mi sono messa nelle condizioni di dover fare delle critiche, perché non è il caso, non sarei nemmeno competente per farlo. Però ecco, l'aspetto simpatico, quello sì, anche loro hanno avuto la loro parte, diciamo, ma non sono stati esentati da questa cosa. Quindi per cui non, No, ma spero queste che non me ne riflessioni. vogliano. No, ma ci mancherebbe, come tu dici, insomma, ci vuole anche autoironia, ironia verso gli altri, che sarebbe nulla se non ci fosse anche autoironia, poi si sarebbe, andrebbe nel sarcasmo, insomma, non sarebbe Certo, neanche una cosa, cioè, ci vuole una certa reciprocità, ecco, in questo.
Ma questo aspetto che ho tratto, appunto, che ho citato, insomma, questa tua riflessione sul potere, sull'autorità, sull'autoritarismo, ma anche il leader, il capo, mi ha fatto venire in mente una cosa che secondo me è un po' sottovalutata, cioè un film che è un po' sottovalutato da questo punto di vista in Italia, che è i primi film di Fantozzi, perché i primi film di Fantozzi prendevano in esame, come sappiamo, questi aspetti, ma era la prima volta che si prendeva in esame tutte le implicazioni sociali, psicologiche, dei rapporti di lavoro che appunto poi degeneravano in un certo qual modo, in certe situazioni, e l'influenza che questi avevano poi anche sulle vite private, insomma, dei lavoratori. Era veramente una riflessione di tipo sociologico e anche antropologico. Poi dopo c'è stata un po' l'inflazione dei vari seguiti, però insomma sono molto importanti. È interessante anche ecco, l'aspetto verbale, cioè ovviamente lo strumento di lavoro dell'operatore di sportello è la parola, perché insomma si deve comunicare, capire certe volte e decodificare dei linguaggi per capire cosa vuole il cliente e poi dare una risposta. E in questo si innesca proprio come in quella che potrebbe essere una sceneggiatura, ma è la sceneggiatura della vita, spesso il malinteso. L'interpretazione sbagliata. Infatti questo è scatenante, perché poi voglio dire, alcune cose avvengono senza volerlo, per cui poi hanno un effetto proprio a catena, perché nel momento in cui un collega dovesse esprimere un qualcosa che non è poco consono, però che inconsciamente lui vorrebbe, usa un'espressione per farsi comprendere, poi dopo c'è sempre quell'ironia, quell'effetto che fa ridere un po' tutti, comincia dal primo collega per poi fine all'ultimo. La comunicazione, questa comunicazione, ecco, questo è un altro aspetto che ho sempre pensato, nel senso che sì, eticamente, professionalmente dobbiamo usare una comunicazione che sia di comprensione, però dobbiamo metterci sempre dalla parte di chi sta dietro lo sportello, perché la cosa che sembra più semplice, comunicata ad un vecchietto di 90 anni che casomai non sa leggere e sa scrivere, diventa veramente complicato, per cui devi entrare nella sua logica, nel suo modo di pensare, cercare di essere sintetica e molto sbrigativa. E quindi è veramente come dire, un esercizio quotidiano questo. Quindi diventi anche brava poi ad entrare in empatia. Ecco, questo è il termine che io adotto spesso. Io immagino che poi c'è una persona che riconosciate già, vedendole quello che verranno a chiedervi e come verranno a chiedervelo. Ormai, insomma, avete fatto una certa Non esperienza. ti nascondo che questo, diciamo, è un piccolo segreto che abbiamo, ma questo sempre per una questione di goliardia. Noi abbiamo il libro nero dei clienti, del tipo questo sì, questo no, sta arrivando quello, questo fa parte di questo graduatorio. Quindi ognuno è, come dire, schedato è un termine che non si può usare, è catalogato in un registro per cui c'è il buono, il meno buono, l'arrogante, quello che è più rude, quindi abbiamo questa cosa molto segreta che rimane nostra, diciamo, tra i colleghi, però ci Eh no, ma divertiamo. magari potremmo anche per un giorno potresti pensare di pubblicare Sì, anche questo. anche. No, ma per carità. Però no, voglio dire che comunque sia il tutto ha come filo conduttore lo spirito di servizio. Sì. Cioè, è una cosa che viene declinata viene diciamo erogata il servizio in tutti i modi possibili, inventate per poterlo, diciamo, garantire. E anche appunto venendo incontro con delle risorse che poi sono personali. Sono Certo. proprio le risorse, diciamo, la pazienza, la capacità di capire un dialetto anziché un altro e così via. Certo. Una cosa che, bisogna dirlo, il contatto umano permette, non sempre garantisce, appunto ci vogliono le persone adeguate, ma che sicuramente non permette una cartella delle tasse esattoriale che arriva a casa o una comunicazione di qualche ufficio di previdenza e così via, che utilizzano, come sappiamo, dei linguaggi che sono, beh, perlomeno diciamo standardizzati, ecco, non diciamo altro. Senti Rita, questo, un po' per tornare alla partenza, diciamo, questo libro non è esente anche un punto da questo tsunami È cosmico, come se fosse il tsunami. sia per quanto riguarda l'ispirazione, cioè il tempo che ti ha consentito per mettere insieme queste idee,
Però ci sono anche delle riflessioni che riguardano il look da Covid, no, no. All'inizio soprattutto ha dato veramente sfogo anche alla fantasia un po' italiana. Ma veramente Dal abbiamo terrore alla paura ha dato. assistito a delle situazioni in cui il cliente già inquadrato appena entrava creava un momento di ilarità repressa perché non potevamo assolutamente manifestare in maniera diversa, ma veramente le abbiamo viste in tante, cioè poco mancava che venisse qualcuno con, diciamo, uno un po' si è avvicinato, venisse qualcuno proprio con la tuta da sub, perché erano talmente, diciamo, impressionati da questa cosa, per cui qualsiasi tipo di mutazione o comunque di mascheramento era per ciascuno di loro assolutamente legittimo, quindi non poteva suscitare alcun tipo di ilarità, però ne abbiamo viste veramente tante. E questo che ho chiamato il look Covid fa parte di tanti piccoli, diciamo, come dire, di tante piccole cabine strane, per cui c'è anche quella un pochino così, però non potevo fare a meno di evidenziarla perché è l'hot corner, ma quello è Sì, insomma, è tutto un programma. non ripetiamo più di tanto, lasciamo No, ovviamente la no. curiosità, perché poi giustamente poi Marco Marchese ci tira le orecchie. Possiamo Certo. soltanto sottolineare che da questo libro emerge che il lavoro di sportello è tutt'altro che un lavoro meccanico e rituale. In questo io rilevo appunto sempre come utente che c'è stata un'evoluzione di questo servizio, di questo lavoro. Una volta era veramente molto più, ecco, standardizzato. Molto più non c'era l'accoglienza, non c'era la ricettività. Adesso c'è un occhio anche a questo, anche perché io, secondo me, penso che si è studiato ed è entrato poi nelle policy aziendali il fatto che, per esempio, già un sorriso, un'accoglienza con un sorriso, diciamo, disinnesca magari anche gli umori un po' Sì. più, diciamo, più, un po' meno buoni da parte dei clienti. Certe, diciamo, intemperanze o esigenze che non possono essere soddisfatte, insomma, c'è un modo per veramente. E questi sono un'evoluzione positiva, insomma, che c'è stata in Poste. Certo, anche perché Poste adesso come adesso dà al cliente molteplici servizi, quindi noi siamo messi nelle condizioni di poter offrire al cliente qualsiasi tipo di richiesta, quindi cerchiamo di soddisfarli, quindi da questo punto di vista dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di richiesta che sia appunto inerente al lavoro che facciamo. Perfetto, Rita, io andrei in conclusione, ricorderei appunto il titolo, Prego Digiti il PIN, Rita Giura, l'editore è Officine Editoriali D'Acleto, ricordo le vignette molto carine di Laura Fedele. Rita, lascerei a te qualche minuto per concludere da un appello, diciamo, perché comprare questo libro? Allora, intanto un breve ringraziamento a Laura Fedele con cui, perché fare le vignette senza vederci, perché ci siamo relazionati soltanto lei leggeva quello che avevo scritto e quindi poi dopo lo trasferiva nelle vignette ed è stato un fatto assolutamente così molto spontaneo e immediato, per cui siamo entrati proprio, uso nuovamente l'espressione empatia, e quindi Laura ha colto all'istante. E quello che mi ha detto è che si è divertita, quindi questo è un aspetto. Perché fare leggere questo libro? Intanto perché io mi sono sempre posta diciamo una domanda riguardo all'opportunità o meno di pubblicare un libro di questo genere, in un contesto, in una situazione di questo genere. Perché come sappiamo, comunque noi ci giriamo telegiornali, servizi, eccetera, le argomentazioni sono molto, ma molto delicate, molto importanti, molto. Quindi mi ponevo un po' e dicevo, ma dico, qua entro io con questa cosa, con tutte queste cose importanti e delicate che ci sono. Però poi ho detto, vabbè, forse in una situazione di questo genere si ha bisogno un po' di sorridere, no? Di prendere un po', di prendersi un po' in giro, di cercare di rendere più leggera le cose che abitualmente possono sembrare pesanti, di cercare di autoironizzarsi, di vedere le cose da una prospettiva che è più umana.
E soprattutto, ecco, porsi nelle condizioni, così come io faccio abitualmente, che anche nelle situazioni più impensabili, che sembrano anche non risolvibili, c'è sempre comunque l'aspetto positivo e ottimistico che ti risolleva poi, in qualche modo ti dà il modo di risolvere in positività anche la negatività che si potrebbe verificare. Per cui io ho detto, vabbè. Lanciamoci, facciamo un po' sorridere, se ci riusciamo, me lo auguro, e quindi andiamo avanti. Certamente, Rita, ci sono in giro tante cose gravi ma non serie. L'ironia è una cosa seria, serve a tutti noi anche per vivere meglio. Grazie ancora per questo collegamento. Grazie a te. Comprate questo libro di Rita Giura, Prego di Giripin, Officina Editoriale di Cleto. Alla prossima su Liberi TV. Grazie ancora. Grazie, ciao Gianni.